Una rete di servizi per favorire l'inclusione sociale delle donne migranti in difficoltà è l'obiettivo del progetto Masarat che il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha affidato alla cooperativa Dedalus e all'associazione Franz Fanon. Sarà un centro di etnopsicologia rivolto alla cura di donne sole, vittime di violenze, discriminazioni e sfruttamento, alle quali sarà garantito ascolto, percorsi terapeutici e l'accesso ai servizi sociosanitari del territorio. Un sostegno psicologico per donne che in realtà si trovano in una condizione di doppia emarginazione, in quanto migranti e in quanto donne, e in quanto donne migranti che spesso vivono completamente ai margini. Importantissima la collaborazione con il Centro Fanon perché ci consente di abbattere il mezzo linguistico come ostacolo e di poter colloquiare con queste persone non solo utilizzando la lingua madre e quindi di poter entrare direttamente in connessione con loro, ma anche con lo stesso metro culturale e con un approccio culturale che le possa far sentire in grado di potersi aprire e di poter provare insieme a noi a superare le condizioni di disagio in cui si trovano. Le donne troveranno sostegno etnopsicologico, quindi non solo psicologi e psicologhe attente a quelle che sono la cultura di appartenenza delle donne, ma anche mediatrici culturali. Mediatrici culturali, abbiamo sia una mediatrice nigeriana che una mediatrice dell'Est Europa, che una mediatrice srilanchese, pronte a sostenere i percorsi di rielaborazione dei vissuti di violenza delle donne migranti. Il nostro gruppo di lavoro è composto da antropologi clinici, da psichiatri con esperienza in antropologia che insegnano antropologia, psicologi che hanno studiato, hanno realizzato i loro dottorati in antropologia, quindi abbiamo costruito un'equipe che incarna in quasi tutte le persone quantomeno una doppia competenza, se non tripla, e questo permette di avere una sensibilità ai differenti idiomi, alle diverse lingue con le quali la sofferenza si esprime. Patrocinato dal Comune e fortemente sostenuto dalla delegata alle pari opportunità Simonetta Marino, il laboratorio Masarat, attivo dal 1 marzo, è aperto un giorno alla settimana dalle 9 alle 16 presso i locali del Centro Studi Donna del Comune in via Concezione a Monte Calvario 26. Il tema è rispondere a un bisogno di donne immigrate che hanno vissuto il trauma della separazione, il viaggio, la violenza, perché non c'è scampo su questo, e trovare qui un sostegno di carattere psicologico che sia però un approccio che parta da loro, anche dalla loro condizione culturale, dai loro abitudini, dai loro credi, dai loro miti, dalle loro narrazioni, e che non sia invece, diciamo, un'interpretazione a partire dall'Occidente, quindi dalla cultura occidentale. Credo che sia un'esperienza veramente molto significativa e importante, perché dimostra anche come ci sia necessità di rispettare le differenze di ognuno, che non sono solo quelle di genere, ma anche quelle di cultura.